attuale accelerazione, l'asteroide colpirà Terra Nova tra circa 4 ore. Analisi. I propulsori devono essere disattivati. Pronto? Ho sentito la tua trasmissione. Riesci a sentirmi? Non mi hanno ancora trovata, ma non posso parlare. Tim, disattiva i propulsori a fusione. Direi tutti. Spero tu possa sentirmi.
È opera tua. Riesci a sentirmi? Chi sei? Cosa sta succedendo? Mi chiamo Kate Bowen. Sono un ingegnere. Facevo parte della squadra incaricata di portare questo asteroide a Terra Nova. Ieri siamo stati attaccati dagli estremisti Batarian. Finora sono sempre rimasta nascosta. Credo si siano accorti del propulsore disattivato. Perché lo stanno facendo? Non lo so, ma se questo asteroide non verrà rallentato, su Terra Nova moriranno milioni di persone. Se scoprirò qualcos'altro ti... Devo andare. Buona fortuna. Volevo. Sei ferito? Ci vuole ben altro per farmi fuori. Scusa, mi sono accorto che eri un umano solo quando... Beh, non sono granché come soldato. So che sei spaventato, ma sono qui per aiutarti. Comandante Shepard, Alleanza. Simon Atwell. Sono l'ingegnere capo su questo sasso. Ascolta, non abbiamo molto tempo. I Batarian hanno attivato i propulsori a fusione. Devi spegnerli o andremo a sbattere contro Terra Nova. Laggiù ci sono 4 milioni di persone, Shepard. La mia famiglia. Vivono ad Aronas. Ho figli e nipoti. Un bel posto. Ottime scuole. Tagliamo corto. Cosa succede se non fermiamo questo asteroide? X-57 è lungo 22 chilometri, il doppio dell'asteroide che causò l'estinzione dei dinosauri terrestri. L'impatto sarà come l'esplosione di milioni di bombe atomiche. Milioni. Il calore sprigionato brucerà qualsiasi cosa a migliaia di chilometri di distanza, causando un incendio globale. L'onda d'urto spazzerà via tutto nel raggio di centinaia di chilometri. Terra Nova morirà, Shepard. Non solo la nostra colonia, ma l'intero pianeta. Ci sarà un mutamento climatico, estinzioni di massa, l'ecosistema potrà riprendersi solo tra migliaia di anni, forse milioni. E se cadesse in uno degli oceani? Peggio ancora. Gli tsunami devasterebbero la terraferma con una velocità di centinaia di chilometri all'ora. L'impatto vaporizzerà milioni di tonnellate d'acqua, creando uno strato di nubi planetario. La vegetazione sarà spacciata, e con essa l'intero ecosistema. Dovrei analizzare bene i dati, ma credimi, sarà una vera catastrofe. Non riesco a capire. I Batarian gestiscono bande criminali. È un'attività illegale, certo, ma redditizia. Non distruggono pianeti. Cosa avrebbero da guadagnarci? Ne ho sentite di tutti i colori. Schiavisti che rastrellano le persone come animali. Pirati che radono al suolo colonie. Ma questo... Le convenzioni della cittadella vietano il dirottamento di asteroidi. Non credevo che sarebbero arrivati a tanto. Tu eri a terra quando è successo. Quanti Batarian hai visto? E dove? Sono atterrati alla struttura principale. Ora è sigillata. Hanno cambiato i codici d'accesso. Non so cosa stia succedendo là dentro. Ho visto dei gruppi dirigersi verso i propulsori a fusione. Non saprei dirti quanti, ma erano un bel po'. Sai chi c'è dietro tutto questo? Chi è il loro capo? Potrebbe farci comodo saperlo. Ho sentito un paio di loro che parlavano e hanno nominato un certo Balak. Pare che sia il loro capo. Non sembrano convinti che sia una buona idea, ma lo temono, a tal punto da fare tutto ciò che gli ordina. Non tutti i Batarian sono pazzi genocidi, ma questi sono veri terroristi. Sì, lo so, è solo che stamattina non avevo previsto una giornata del genere quando mi sono alzato dal letto. Ci sono Batarian dappertutto e devo spegnere quei 3 propulsori. C'è altro che dovrei sapere? Uno dei propulsori è circondato da esplosivi innescati. Dovevamo iniziare a scavare non appena giunti su Terra Nova. Ho installato personalmente i sensori di prossimità. Il tuo mezzo li innescherà sicuramente, quindi dovrai andare a piedi. Ma salterai comunque in aria se ti avvicini troppo. Avanza con prudenza e non dovresti avere problemi. Non puoi disattivarli, visto che li hai installati tu. No, non da qui. Ci sono dei comandi manuali all'ingresso della struttura del propulsore, dentro la zona di scavo. Potrai disattivarli da lì. Un'ultima cosa. Avevo degli uomini che lavoravano fuori quando è iniziato l'assalto. Sono in pensiero per loro. Quei Batarian sono spietati. Li ho visti spaccare visiere di tute spaziali. E quei Varren... Non attendono che le loro prede siano morte prima di divorarle. Hai idea di dove potrebbero essere? Stavano controllando l'equipaggiamento perimetrale.
La cosa più semplice sarebbe collegarsi alla torre di trasmissione in superficie. Le stazioni dell'equipaggiamento compariranno sui tuoi sensori. Li cercherò, ma i propulsori hanno la priorità. Sì, concordo. La salvezza di Terranova è più importante della mia squadra. C'era un gruppo di ingegneri alla struttura principale, ma ormai saranno tutti morti. O magari i Batarian li tengono in ostaggio. Sono stato contattato da una certa Kate Bowman. I Batarian non l'hanno ancora trovata. Katie è viva? È uno dei miei migliori ingegneri. Si è fatta assumere con suo fratello, Aaron, se non sbaglio. Lui è un addetto alla sicurezza. Spero stiano bene. Ma ragioniamo per ipotesi. Non riusciamo a fermare l'asteroide. Sarebbe possibile evacuare la colonia? Shepard, i coloni ci hanno messo 30 anni per raggiungere il numero attuale. Di sicuro sposteranno la gente nelle zone più remote, ma solo poche migliaia riusciranno a lasciare il pianeta. Non abbiamo molte navi. Nessuno ne avrebbe abbastanza, a parte i Quarian forse, ma non credo si faranno vivi per darci una mano così all'improvviso. Dove stavate portando questo asteroide? L'idea era trascinarlo nell'orbita di Terranova, sfruttarne le risorse e infine usarlo come stazione spaziale. Molto più conveniente di portare tutto in orbita dalla superficie del pianeta, e i minerali estratti coprono quasi tutti i costi. Cosa sai dirmi su Kate? Kate ha cervello e coraggio da vendere, credimi. Spero se ne resti nascosta. Se la trovassero. Oh, Katie, non fare stupidaggini. Ti consiglio di trovare un buon nascondiglio. Se i Batarian ti trovassero. Sì, credo che me ne starò al sicuro. Buona fortuna, Shepard. Thank you.
Cariche ovunque. Credo voglia far esplodere l'intera struttura. Allontanati da lì! Non sparare, ti prego! Problema e risolvilo. Portala via!
Sono la dottoressa Iles. Mi hanno trovata. Dannati Batarian. Li sento girarsi là fuori. Cercano di trovare un modo per entrare. Pare che stiano attaccando qualcosa alla porta. Se non dovessi farcela, diti ai miei familiari che li amo tutti. Dove sei? Non deve per forza finire in un bagno di sangue. Non fare un altro passo. Possiamo usare le maniere forti o risolvere tutto pacificamente. Non credevo che voi Batarian conosceste questa parola. Senti, sto solo facendo il mio dovere. Dirottare questo sasso non è stata una mia idea. Ho accettato solo per i soldi, per vendere degli schiavi, niente di più. Questo non è un semplice rastrellamento di schiavi. Moriranno milioni di persone.
Credi che non lo sappia? Sto solo eseguendo degli ordini. Fosse stato per me, ce ne saremmo già andati. Beh, non è ancora troppo tardi. Potete ancora andarvene. Non credo. Bala che mi sguoierebbe vivo senza pensarci due volte. Quel pazzo bastardo. La missione è finita male, come al solito sarò io a pagare. Allora perché gli dai ascolto? Bella domanda. Ho avuto una brutta sensazione fin da quando siamo atterrati qui. Ora Balak ti vuole morto. E Balak ottiene sempre quello che vuole. Non posso farci niente. Vuoi restare per sempre il suo tirapiedi? Fammi uscire da qui e mi occuperò io di Balak. Poi sarai tu a dare ordini. Ah, una proposta interessante. Ci sono sicuramente vantaggi rispetto alla situazione attuale. Disattivatelo. Ora è un problema di Balak. Spero che tu sia veloce a combattere oltre che a promettere. E lo spero per entrambi. Balak avrà la lezione che merita. E anche tu, se mai ti rivedrò in territorio umano. Capito? Perfettamente. Balak è nella struttura principale. Ti servirà questa per entrare. Non sottovalutarlo. È un vero bastardo. Andiamo, ne ho abbastanza di questo sasso.
voi umani. Siete più fastidiosi di quanto credessi. Lascia andare gli ostaggi e forse vivrai abbastanza a lungo da giustificarti davanti al Consiglio. Io non rispondo al Consiglio. E nemmeno a te. Lascerò questo asteroide. Se cercherai di fermarmi, farò esplodere queste cariche e tutti i tuoi amici umani moriranno. Non posso lasciarti andare, Valak. Non dopo quello che è successo qui. Questo è niente. Voi umani avete inflitto un male maggiore ai Batarian. Siamo stati costretti all'esilio, obbligati a vivere di stenti. E va avanti così da decenni. Allora perché te la prendi con questa gente? Non hanno fatto niente, né a te né ai Batarian. Non hanno fatto niente. Oltre a colonizzare un pianeta che poteva essere nostro, oltre a sfruttare delle risorse che dovevano essere nostre, siamo stati abbandonati al nostro destino. Ma gli umani erano più forti di noi. Lo sapevamo. E anche il Consiglio lo sapeva. Ma non importava. Siete stati voi! È colpa di voi umani se ora ci ritroviamo in questo stato. E cerchi un riscatto uccidendo degli innocenti? Non avevamo alternative. A volte bisogna fare molto rumore per farsi ascoltare. Farvi ascoltare? A questo è servito Elysium. Beh, ce l'avete fatta. E quando abbiamo risposto, siete fuggiti come codardi. Ora volete ricominciare tutto. Basta! Non potrai mai capire. Anzi, tu non vuoi capire. E sono stufo di sprecare fiato con te. Se vuoi che i tuoi amici sopravvivano, ti consiglio di farti da parte. Puoi andare, ma non finisce qui. Prima o poi ti troverò. Può darsi, ma oggi ti impedirò di seguirmi. Quelle cariche sono ancora innescate. Farai meglio a sbrigarti se vuoi salvare i tuoi amici. N'è andato? È la scelta migliore? L'alternativa era ben peggiore. Ma tu non dovevi restartene nascosto, al sicuro. Io forse potevo fare qualcosa per aiutarti. Ho pensato che avrei dovuto venire qui. Conosco questo asteroide meglio di chiunque altro. Ce l'hai fatta. Un'altra ora e la traiettoria sarebbe stata irreversibile. Ho fatto dei calcoli, Shepard. X-57 sarebbe caduto nei pressi della capitale, la regione più popolata. Ma non succederà grazie a te. C'è Katie? Sta bene? E la sua squadra? Balak li teneva in ostaggio. L'ho lasciato andare per salvarli. Risparmiare un terrorista o sacrificare vite innocenti?
Non avrei voluto trovarmi al tuo posto. Non è che ti caccerai nei guai per questo? Potrebbe fare la stessa cosa da un'altra parte, non credi? Sì, potrebbe. Bala che mi sembra un tipo molto concreto. Concreto ma spietato. Se fosse stato al mio posto, ora la signorina Bowman sarebbe morta insieme a tutti i terroristi. Ma non intendo sacrificare degli innocenti che si trovano tra me e il mio bersaglio. E adesso cosa succederà? Quei terroristi se la caveranno? Oggi Balak l'ha fatta franca, ma d'ora in avanti sarà sempre in cima alla nostra lista. Alla mia, a quella del mio equipaggio e a quella dell'intera alleanza. Fuggirà, si nasconderà, ma alla fine si tradirà e lo prenderemo. I farabutti non la passano mai liscia, Simon. Se i buoni non si arrendono. Beh, non vorrei essere nei suoi panni. Shepard, grazie. Hai salvato i miei nipoti. Non credo che resterò qui per molto. Non ora che la mia squadra non c'è più. Troppi fantasmi. Credo che mi farò da parte per stare un po' con la mia famiglia. Ma prima che te ne vada, vorrei regalarti qualcosa. Credo che servirà più a te che a me. Il mio equipaggiamento non è niente male, essendo ingegnere capo. Scegli pure quello che ti serve. Te lo meriti. Forse non dovrei, ma che ne dici del tuo factotum? Mi tornerebbe sicuramente utile. Shepard, hai salvato i miei figli e i miei nipoti, come ti ho già detto. Valgono molto di più di un semplice factotum. Te lo cedo volentieri. Spero ti tornerà utile. Un'ultima cosa. Mi avevi chiesto di cercare i tuoi ingegneri. Li hai trovati? Sì, tutti. I loro cadaveri, perlomeno. Oh, capisco. Bene. Sempre meglio di non sapere nulla. Mi raccomando. Addio, Shepard. Siamo in debito con te. Non posso credere che tu abbia lasciato andare Balak per salvarci. Temevo che ci avresti lasciati morire. Sacrificare pochi per salvare molti. Non sarei stato migliore dei Batarian. Balak non se la caverà comunque. Ora so chi è. Non potrà fuggire per sempre. Parli come mio fratello. Era così testardo. Ma voleva sempre fare la cosa giusta. A qualsiasi costo. L'ostaggio ucciso da Balak era tuo fratello? Sì. Aaron. Era stato lui a convincermi a partecipare alla spedizione. Per lui era una grande avventura. Io non vorrei sembrare ingrata, ma devo occuparmi di Aaron. Capisco. Oggi ne hai passate abbastanza. Ti lascerò tranquilla. Grazie. Oh, non so neanche come ti chiami. Shepard. Comandante Shepard. Grazie, comandante Shepard. Non sai esattamente chi mi aspettavo, ma ti ringrazio. Cosa sai dirmi sui Batarian? Cosa speravano di ottenere con questa azione? Credo non lo sapessero neanche loro. Quando sono arrivati, parlavano di caricarci tutti sulla loro nave. Volevano venderci come schiavi. Quando è arrivato Balak, però, le cose sono cambiate. Quella di dirottare l'asteroide è stata una sua idea. Per lui era la volontà della rivolta Batarian. Chissà che voleva dire. Gli altri hanno obbedito subito, ma non so, non credo fossero tutti fanatici quanto lui. Sei stata molto coraggiosa, Kate, contattarmi alla radio, rischiare la vita. Sono testarda e determinata come tutti i miei familiari. Mio padre era nell'alleanza sulla Terra. Ci restò male quando nessuno dei suoi figli si arruolò. Ma sarebbe stato fiero di Aaron. Scusami. Io... Come ha fatto l'asteroide ad arrivare fin qui? Perché l'allarme è scattato così tardi? L'asteroide doveva arrivare entro un giorno o due. Balak l'ha accelerato. Questo sasso è ricco di minerali preziosi, ma era troppo distante da Terra Nova per essere sfruttato. Quindi abbiamo installato dei propulsori per spostarlo. Ed è filato tutto liscio finché... Presto riporteremo tutto alla normalità. Beh, quasi tutto. Oggi ne hai passate abbastanza. Ti lascerò tranquilla. Addio, Kate. Grazie, comandante. Addio.